Babes, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a fare un look super semplice e super veloce e soprattutto molto 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 low cost, adatto a qualsiasi occasione, per il lavoro, per la scuola, per l'università. Potete portare questo look veramente ovunque perché appunto è super semplice, economico e veloce. Direi di partire subito dal primo step, che è il primer. Come dobbiamo fare un look appunto veloce, ho deciso di utilizzare come primer questo qui, che è l'Hydro Plumping Serum, che è un siero di Catrice che fa sia da siero, in quanto ha l'acido ialuronico all'interno, quindi va a dare idratazione alla vostra pelle, ma allo stesso tempo, oltre che a fare da siero, fa anche da primer, perché ha un effetto molto appiccicaticcio sulla pelle, quindi è perfetto per essere utilizzato come primer, in quanto fa da grip per il fondotinta. Come fondotinta invece vado ad utilizzare l'HD Liquid Coverage Foundation di Catrice. Questo qui è il mio fondotinta preferito in assoluto perché è super coprente, quindi se avete lentiggini, brufoli, imperfezioni da coprire, questo è pazzesco, e in più è super super economico. La cosa bella di questo fondotinta è che veramente è adatto a tantissime tipologie di pelle, perché è matte come finish, quindi adattissimo a chi ha la pelle mista. Per chi ha la pelle grassa, super settato, va benissimo, ma io che ho la pelle secca riesco ad utilizzarlo ed è pazzesco, perché non lo fisso con la cipria, rimane su tutto il giorno, non si crepa, non fa quell'effetto cakey, è assolutamente pazzesco, bellissimo, dura tantissime ore e non si trasferisce con la mascherina, cosa top per questo periodo, visto che o che andiate a scuola o che andiate al lavoro, comunque la mascherina va sempre portata. Prossimo step abbiamo il correttore. Questa qui è la versione Healthy Glow del Camouflage Concealer di Essence. Questo correttore è incredibile, è super luminoso, bello idratante, quindi non secca assolutamente il contorno occhi, ha una coprenza media, ma secondo me per il prezzo che ha è super super valido. La colorazione del fondotinta è la numero 010 Light Beige, mentre la colorazione del correttore è la numero 10 Light Ivory. Questa è la cipria che andremo ad utilizzare. Io la andrò ad utilizzare solo ed esclusivamente nella zona delle palpebre per andare a settare il correttore, mentre se avete la pelle mista o grassa, ovviamente la andrete ad utilizzare per settare tutto il viso. Come vi dicevo prima, questo fondotinta si autosetta su di me e avendo la pelle secca non ho bisogno di settarlo con la cipria, però in caso questa è una cipria veramente veramente ottima. Bronzer Sun Club Natural Glow, questo è assolutamente stupendo e si può vedere dal buco enorme che ha. Ho utilizzato questo bronzer veramente tantissimo, è stupendo. L'unica pecca è che ci sono solo due colorazioni, questa è la più fredda e poi c'è quella più calda, però veramente se va bene per il vostro incarnato prendetela, perché è veramente stupenda. Si sfuma da Dio, non fa macchia, è pigmentato ma modulabile, veramente bellissima. Il bello di questo bronzer, vedete, è che rimane comunque dinamico pur non essendo luminoso. All'interno ha delle particelle micro glitterate, quindi può sembrare glitterato, ma in realtà vedete che è opaco ma dinamico, quindi molto 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 bello. Giuro che non è un video Essence, arriverà una full face Essence, però ho deciso di utilizzare dei prodotti molto economici, e prodotti molto economici ma super super validi sono quelli di Essence, quindi anche in questo caso andremo ad utilizzare questo blush qui, che è il blush di Essence nella colorazione 10 Befitting. Questo qui mi si è rotto un po', però è veramente valido, quindi continuo comunque ad utilizzarlo. Anche perché i blush di Essence sono super pigmentati, come potete vedere, sono super sfumabili e durano veramente tanto, non svaniscono e costano pochissimo. Setting spray è lo Good Stuff di Essence, questo qui profuma leggermente di cocomero, anguria, come volete chiamarlo, quindi se vi dà fastidio l'odore sappiate che quando lo spruzzate un po' si sente, però poi svanisce abbastanza velocemente, non è fastidioso come odore, però ha il 90% di ingredienti naturali, quindi anche se avete la pelle sensibile non credo che la profumazione possa darvi fastidio, ed è bellissimo, idrata un sacco, amalgama benissimo le polveri e anche durante la giornata se lo spruzzate rinfresca ed è stupendo. Poi ha uno spruzzo bello diffuso,
Guardate, quindi in realtà non vi fa la doccia. Aspettiamo che si asciuga un po' e poi andiamo ad applicare l'illuminante. L'illuminante che andremo ad utilizzare è questo di Wet n Wild nella colorazione Blossom Glow. È un illuminante rosato, però è super super bello e anche delicato, quindi volendo potete benissimo utilizzarlo anche se volete andare a scuola. Non eccedere, non esagerare, vado ad applicare l'illuminante con questo pennellino qua. Se andate ad applicare ovviamente prima il setting spray come ho fatto io, avrete un effetto più strong. Se volete un effetto più delicato, oltre ad utilizzare questo pennello, applicate il setting spray dopo aver applicato l'illuminante, in modo tale che non avendo una base bagnata l'illuminante sia molto più leggero. Diciamo che io ci sono andata giù pesante, però ecco, insomma, potete comunque modularlo, però questo illuminante è bellissimo, stupendo e c'è anche nella colorazione più dorata, champagnina, se magari non vi piace questa così rosata. Direi di passare agli occhi ed andiamo a utilizzare la Bold Gold di Catrice. Questo ci avevo fatto un video dedicato a questa palette che è assolutamente stupenda. Ha dei colori neutri, quindi potete utilizzarla veramente tutti quanti i giorni, però potete fare vari look perché ci sono colori come questo qui e il nero con i quali fare dei look più freddi, potete fare dei look aranciati con questo, magari questo, dei look molto caldi, avete gli shimmer, avete degli shimmer più strong, degli shimmer più deboli, tra virgolette, e avete anche due glitter, uno rosato e uno dorato, quindi è veramente una palette super versatile. E in aggiunta anche questo colore qua, che non è un colore, ma è un primer occhi, che io amo tantissimo, utilizzo anche quando non utilizzo questa palette, quindi secondo me per il prezzo che ha e per la quantità di cialde e di versatilità che ha, è da comprare. Facciamo un look ovviamente molto semplice, utilizzando il panna e lo vado ad applicare sotto l'arco sopraccigliare per andare ad illuminare. Andiamo ora con questo colore qua, marroncino, e questo pesca, li mischiamo insieme, togliamo bene l'eccesso e andiamo nella piega dell'occhio. Ora con le dita vado a prelevare questo colore qua, che è uno shimmer rosato stupendo, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile per andare a creare il nostro punto luce. Voilà, questo è il look. Ora andiamo di mascara, ovviamente il Lash Princess di Essence. Ovviamente questo è un look puramente soggettivo, quindi potete utilizzare i colori che volete, potete mettere l'eyeliner, potete mettere le ciglia finte. Io ora sto facendo un look generico, così magari portabile, poi in base ai vostri gusti potete assolutamente cambiare tutto. Ok, ovviamente ora io sembrerò un po' strana perché le mie ciglia sono molto corte. Di solito io per questi look metto sempre le ciglia finte, però comunque per farvi capire che insomma il look è abbastanza semplice. Concludiamo il tutto con questo rossetto liquido, lo Stay 8 ore di Essence nella colorazione 02 Duck Face, un rosato molto molto carino. Questo prodotto secca un po' le labbra, però se mettete sotto il lip balm e dopo applicate lui, quindi idratate molto bene le labbra, fidatevi che vi seccherà leggermente ma durerà in eterno e in più resiste tantissimo alla mascherina, tant'è che nel tappo è scritto Mask Proof. Quindi questo è il look completamente finito, spero vi piaccia, secondo me è super carino da portare veramente ovunque, è semplice ma allo stesso tempo avete una full face completa. Se vi è piaciuto questo video e questo look mi raccomando lasciate un like di supporto, iscrivetevi al canale per supportarmi schiacciando il tastino iscriviti qua sotto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!